Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi siamo arrivati ad un'altra lezione sull'interpretazione dei tarocchi e vi parlo del carro. Il carro è contrassegnato con il numero 7, che significa azione basata sull'esperienza di fasi precedenti della vita. Significa anche la capacità di porsi un obiettivo. Vediamo la simbologia della carta. Osserviamo questa carta, vediamo che ci sono due cavalli, un veicolo e un conducente. Il conducente, se lo osserviamo bene, sembra un principe, però si vede solo a metà, dalla cintura in su. Ha la corona, lo scettro, che simboleggiano il saper dare prova delle proprie competenze e dei risultati ottenuti, poi ha sulle spalle due volti, che simboleggiano il sole e la luna, oppure possono rappresentare passato e presente, positivo o negativo, sono in qualche modo due poli. Sembra che il carro non possa andare avanti, perché se osserviamo i cavalli vediamo che hanno posizioni divergenti, come per avvisare che muoversi precipitosamente causerebbe uno strappo. Il movimento della testa e dello sguardo però vanno nella stessa direzione, quindi questo significa che andare avanti è possibile. Però bisogna farlo con cautela. Il cavallo è simbolo di forza, di energia, di desiderio e domarlo significa saper gestire le pulsioni interiori. E lui riesce a domarlo, questo conduttore lo domina e addirittura lo domina, li domina, perché sono due cavalli, senza redini. Abbiamo visto com'è interessante, com'è affascinante la simbologia di questa carta, come ci possano essere in questa carta degli aspetti anche un po' di conflittualità, un po' duplici, perché sembra che questo carro stia fermo, perché ci sono i cavalli con le posizioni delle zampe diversi, però poi vanno nella stessa direzione con lo sguardo e con la testa. Quindi significa che in realtà allora ci si può muovere, bisogna vedere come muoversi. Insomma, è una carta molto interessante dal punto di vista della simbologia. Vediamo anche i significati divinatori. Questa carta significa conquista. A volte annuncia un viaggio, un successo, però bisogna fare attenzione perché il pericolo potrebbe essere l'imprudenza e la presunzione di chi non ha dubbi circa la legittimità della sua conquista. Indica attività, energia, virilità. È un successo sociale o professionale o anche finanziario, però avverte che un investimento eccessivo può portare un brusco scossone. C'è ambizione, desiderio di riuscita, ci sono anche le potenzialità per raggiungere lo scopo. Quindi questa carta effettivamente ci parla di un successo, di una conquista, ma ci avverte anche di fare attenzione, di essere cauti, di non essere troppo precipitosi. Ovviamente poi nella stesura noi possiamo capire quale tipo di successo e a che cosa magari dobbiamo stare attenti, in quale ambito non dobbiamo essere precipitosi. Quindi ovviamente poi metteremo tutti insieme i pezzi. Adesso vediamo le parole chiave. Le parole chiave sono azione, amante, facilità, conquista, viaggiare, dominare, guerriero, riuscita, successo, ambizione, orgoglio. Con le parole chiave terminiamo questa lezione, ci vediamo alla prossima, vi mando un bacio, ciao ragazzi!